parte di Cesare, che Cesare riuscì ad ottenere poteri eccezionali e perpetui, tanto da essere nominato dittatore a vita. Opponetevi a me. Roma non vi perdonerà una seconda volta. Del resto la sua figura fu una tra le più geniali e prestigiose dell'antica Roma, così significativa che il suo cognome diventerà titolo distintivo dei futuri imperatori romani, sopravvivendo come sinonimo di sovrano. Sempre per volontà di Cesare venne ricostruita anche la Curia Giulia, ovvero l'antica sede del Senato romano. La Curia era contigua al Foro di Cesare, nella metà dell'operamento. Posizione sicuramente non casuale, con la quale il dittatore voleva forse sottolineare il suo patronato sulle istituzioni romane. Dov'è? Un momento fa, purtroppo Giulio Cesare non fece in tempo a vedere la Curia ultimata. Il dittatore infatti fu assassinato durante le celebri Igne di Marzo del 44 a.C. proprio anche tu, riunione del Senato. Mio. Cesare venne ucciso con 23 coltellate e quella sera tra i cospiratori c'era anche una delle persone a lui più vicine, Marco Giunio Bruto. Si racconta infatti che le sue ultime parole furono: tu cuoque Brute, figli miei, ovvero anche tu, Bruto, figlio mio. Sì, anche tu, hijo mio. Non so se lo había adottato. Il corpo di Cesare venne quindi portato nel cuore del Foro Romano ed esposto al pubblico su un podio che si trovava proprio qui e che era chiamato Rostra. I rostra erano le antiche tribune del foro, dalle quali incredibile, i magistrati tenevano le loro orazioni. Quel giorno Marco Antonio fece un discorso memorabile, riuscendo ad agitare gli animi dei cittadini che erano inferociti contro Cassio e Bruto. Questo episodio è tan brutale. Ma possio Bruto, è Bruto Antonio? Sì, quell'Antonio mi impianterebbe l'animo, dando una lingua a ciascuna sua ferita da commuovere anche i passi di Roma, a tra i vostri medici! Ma lo prendo, sì. Poi avvenne una cosa insolita per l'epoca. Il corpo di Cesare fu portato qui e, nonostante per legge fosse vietato, venne creata una pira funebre per la cremazione. Le ceneri vennero poi raccolte e posizionate in questo punto, al centro di una scalinata che portava al Tempio del Vivo Giulio, un edificio sacro costruito da Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, che verrà inaugurato nel 29 avanti Cristo. In questo figlio adottivo, dico, no? L'unico romano Ottaviano, figlio adottivo, divinizzato dopo la sua morte. L'unico romano dopo Romolo ad essere lì. Ottaviano fece costruire quel tempio, figlio adottivo di non Bruto. È incredibile vedere come ancora oggi ci siano persone figlio adottivo per era, no? Per lasciare Ottaviano fiori e monete in suo onore. Con la morte di Cesare si chiuse una fase importante della storia di Roma. La Repubblica stava finendo ed era in procinto di iniziare un capitolo nuovo, quello dell'età imperiale. La sorpresa più grande però avvenne all'apertura del testamento del dittatore. Nel documento infatti inaspettatamente Cesare nominò come suo erede e successore non Marco Antonio, come tutti si aspettavano, ma Augusto, l'uomo
che diventerà il primo imperatore di Roma, lasciando un'impronta culturale profonda. Abbiamo costruito tutto questo. Abbiamo sconfitto tutti i nostri nemici. Ma ci stiamo scavando la forza con le nostre mani. Ora il nemico siamo noi stessi. E sarà proprio sotto il suo impero che accadrà l'evento più importante della cristianità. La nascita di Gesù. E sarà proprio questo miracolo della natività a dividere la storia in due fasi, quella prima di Cristo e quella dopo Cristo. Solo su una delle terrazze più famose ed amate di Roma, la celebre terrazza del Pincio, progettata nel 1826 dall'architetto Giuseppe Barbier, insieme alla sottostante Piazza del Popolo. Il Pincio però è stato protagonista della città sin dall'epoca dell'antica Roma, quando era chiamato il Colle dei Giardini. Qui infatti molte famiglie importanti avevano ville e parchi, i cosiddetti orti. Tra questi Lucullo, Sallustio, Pompeo ed anche i Pinci, che diedero il nome all'intero Colle. Roma però è anche il cuore della cristianità e la Basilica di San Pietro ne è il suo simbolo, un luogo sacro dal quale ogni domenica il Santo Padre si affaccia per dare la sua benedizione in occasione dell'Angelus. Una Roma cristiana, insomma, in cui si assapora la storia di uomini, papi, santi ed artisti che hanno dedicato la loro vita alla Chiesa e alla diffusione del messaggio cristiano. Ed allora, anche per oggi il nostro racconto finisce qui. Livio Leonardi vi saluta. Arrivederci, con Paesi che vai. Vi aspetto. Paesi che vai, usanze che trovi. Vediamo un po'. Metti sul 13. Vediamo se è finita la pagliacciata. Salute. No, schiaccia proprio 1 e 3. Che piacere. Vabbè. La prossima che tiene che ver con la moto, no? Non ho pensato. E in ese abbraccio ormai se ne va via il programma, perché lo fanno in diretta quel programma. Se fanno la messa vuol dire che non fanno il programma. Questa non mi gusta per nada. Sì, chissà lo hacen más tarde. Può darsi. Después de la misa, no sé. Io dico. Eliminare il programma? L'avessero ferita, uccisa, no, niente. Fanno una messa di riparazione. Ma quello si fa quando c'è un morto. Il quale forte sul lato e che fa bellissima. Una cassata del Fernande, dell'enano de merda. Per agarrare il popolaccio. E con le parole che intervistava uno alla puta gente che andava lì. Sta d'accordo con la messa? Sì, sì, è la messa per la Cristina. Il lago del Garda. Fece partire da queste acque il suo viaggio in Italia nel settembre del 1786, inaugurando quelli che diventeranno i cosiddetti Grand Tour del nostro paese. Fu proprio Goethe a raccontare a tutta Europa le meraviglie della nostra penisola. Siempre le quiero preguntar a corazón si votó, si vota. Me olvido.